Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Se siete anche voi amanti della pizza, lasciate un like qui sotto perché questo video farà proprio al caso vostro. È da ormai più o meno un mese che siamo qui in Polonia, precisamente a Cracovia, e abbiamo adocchiato le varie pizzerie che ci sono in giro per la città. E oggi abbiamo deciso di portare sul nostro canale il format di pizza economica versus pizza costosa. Andiamo quindi subito a provare la pizza più economica che abbiamo trovato in questa città. Sarà uno slice di pizza margherita, quindi semplicissima, al costo di 4 zlotli, cioè 0,89 centesimi. Guardate che bella fettona di pizza, eh? Beh, per 80 centesimi direi che meno di così non si può trovare. L'avevamo già provata al salame in Cosa mangio con un euro, se ve lo siete perso ve lo lasciamo qui sopra, e oggi abbiamo preso proprio la più semplice pizza che esista. Com'è? Buona! L'hanno pure riscaldata prima. È fighissimo questo posto perché fanno tipo 5-6 tipi di pizza, tutte a 4 zlotli, quindi non solo la margherita costa così, costano tutte così. Quindi ragazzi, questa pizza economica ci conviene? È convenuta? È una buona idea? Secondo noi è super, perché abbiamo pagato praticamente 80 centesimi e direi che una a testa è quasi un pranzo, no? Beh, sì. È una cosa così da prendere street, da prendere mordi e fuggi, secondo noi top. Se abbiamo appena speso 4 zlotli per la pizza più economica di Cracovia, adesso andremo a spendere 52,99 zlotli per la pizza più costosa che abbiamo trovato in questa città. Vi giuriamo che abbiamo girato tutte le pizzerie, anche quelle più centrali, ma non abbiamo mai trovato una pizza a 50 zlotli, quindi è proprio quella più cara in assoluto. Ovviamente adesso l'abbiamo appena mangiata street, quindi una fettina di pizza così mordi e fuggi, mentre adesso ci siederemo proprio al ristorante, quindi andiamo subito. Bene ragazzi, ci siamo appena sedute al ristorante, ci hanno portato il menù e qui ci sono tre diverse dimensioni di pizza, ovvero 22 cm, 33 e 44 cm, quindi penso piccola, media e grande, anzi enorme, penso. E prenderemo la pizza più cara del menù. Mi sembra giusto, è la più grande, proprio il massimo che possiamo spendere. Questa qui è con pomodoro, mozzarella, pancetta, prosciutto e kurzak. Non so cosa sia. Non sappiamo, ed è quella proprio della pizzeria, infatti si chiama come la pizzeria incredibile, ma a noi attira tantissimo questa, mortadella e pistacchi, dove c'è la panna. Ragazzi, c'è la panna sulla pizza. Abbiamo paura. Mozzarella, mortadella, pesto di pistacchio e altre cose che non... Penso pepe. Avevo tradotto ieri. Ah, ok. E prenderemo quella più grande, che ci divideremo perché penso che sia una grande da prendere, sì, in due, no? Sì, mica sì, te la mangi da sola. Invece per quanto riguarda le bevande abbiamo deciso di prendere la birra analcolica, perché a noi non piace la birra, nessuna delle due, però proviamo questa qua analcolica, questa che è birra normale e questa che attira tantissimo con limone e menta. E dato che costa meno dell'acqua, come al solito. No, infatti, prenderemo quella. Sì. Sono arrivate le birre. Mi sento un ubriacona. E guardate che carino, ci hanno portato pure i popcorn. Oddio, non me l'aspettavo. No, manco io. Sono salatissimi. È da una vita che non mangi popcorn. Non riesco. Adesso provo io. Ah, okay. Hai fatto? Fatta. Te l'apro? Sì. Dai, un po' di forza. Ah no, che graffia. Dai, dai. Ah no, non riesco. Comunque ragazzi, quando ce la faremo ad aprire, questa è la mia limone menta e questa è la tua classica. Classica, sì. Nel mentre sono arrivati i piatti e le posate. Beh dai, la birra sta da Dio con la pizza, no? In teoria. Eh beh, sì. Sa di birra? Sì, però non alcolica, non la penso, oddio. Sì, beh, sì, ma per forza, free. Sì, c'è scritto Lecce Free. Questa è buonissima. Veramente? Questa forse sa meno di birra perché è aromatizzata. Perché è aromatizzata, sì. Mm. Freschissima, sa di menta, un casino. La voglio assaggiare. Sembra una sorta di tè alla fine, più che birra. Thank you, thank you. Ragazzi, non so se rende l'idea di quanto sia grande. Rende. Madonna, se non ti cassi. Aiuto. Oddio, c'è qualcosa davanti? No. Bene, io inizio a mangiare. Madonna. Te la immaginavi così grande? No. No, pensavo più piccola. Meno male che ne abbiamo presa una. Ci sono proprio i pezzi di pistacchio, comunque. Mamma mia. La mortadella, un casino formaggiosa. Croccante? Com'è? Very good. Yes. Buono il pistacchio. Sto facendo una confessione. È una delle pizze più buone che ho mangiato. Ma sul serio? Da italiana, lo dico da italiana. Sti cavoli. Tra un po' mi insulteranno nei commenti. Brutta stupida. Diciamo che la mortadella non è fresca, si vede che sono quelle straniere, sì, no? Sì, ok. Però sì, è croccante, è gustosa, la mozzarella è buona, si sente molto il gusto del pesto. E per me è buonissima. Top. Ragazzi, buonissima, non ho niente da dire. Beh, non vedo l'ora di assaggiarla. Buonissima. Vero, è super saporita. Vero. Buonissima perché si sentono tantissimi pistacchi, proprio i pezzettoni, wow. Ma infatti ci sono proprio i pezzi. Poi sembra quasi fatta a legna. Vero, sembra forno a legna, non sembra il forno elettrico. Ragazzi, stiamo mangiando una super pizza a Cracovia, cosa dobbiamo dire? Non so se smetterete di seguirci da oggi, ma la panna sta benissimo su questa pizza. No, però è vero, mi è piaciuta tantissimo. È buona. È tipo, ovviamente, tipo pizza romana, no? Sì, sottilissima, non napoletana, è totalmente diversa, però buona, buona. Buona, infatti, l'importante è il gusto, è buona. No, sì. Vado con la seconda fetta. Ne abbiamo 3 fettoni a testa. E beh. Ecco fatto. Ecco, l'unica cosa un po' così è la mortadella, che è un po' finta, diciamo. Ci sta però, perché... Sì. A Cracovia, cioè la mortadella. Però pizza terminata. Io ho terminato e Lucrezia no. Sto scoppiando, ragazzi. Mamma mia. Mettici un po' d'olio sopra. Dai, di nuovo. Prima sì, l'ho fatto, però ho fatto un casino perché mi ha sbrodolato tutto. Madonna. Rischiamo l'espulsione dal paese dopo ste cose. No, 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 dai. Bene ragazzi, è arrivato il momento di trarre le conclusioni. Siamo appena uscite dal ristorante e siamo piene come dei porci. Che miseria. E noi abbiamo trovato questa pizza buonissima perché sicuramente anche, cioè, siamo andate in cerca del ristorante più caro, quindi cioè, 53 slot lì per la Polonia è veramente tanto. Ragazzi, cioè, se doveste mai venire qui ricordatevi la cifra che vi abbiamo detto, perché quando andate così in giro nei ristoranti manco un piattone di secondo pieno di carne lo pagate, no, così, figurati, no, una pizza, cioè, è infatti tanto, è veramente tanto. Era grande, quello c'è da dire. Sì, certo, vabbè, però ovvio, era tanto, cioè. Sì, vi lasciamo qui sotto il nome del ristorante, così almeno se verrete qui a Cracovia proverete questa pizza buonissima. E 52,99 zlotli sono circa 12 euro, quindi per noi non è tanto per una pizza, però no, qua no, sì, no. Mm-hmm. E volevo dire una cosa sulla pizza, sì, volevo dire, l'abbiamo già detto però volevo ridirlo, che il pesto ragazzi era una cosa favolosa, non ci scordiamo che stiamo in Polonia, non stiamo in Italia. Abbiamo mangiato un pesto al pistacchio che sembrava buonissimo, fatto con il mortaio, cioè una cosa impressionante, c'erano proprio i pistacchi interi sulla pizza, interi, che qui i pistacchi poi non si trovano mai, beh, perché ovvio, non, cioè... Quindi top. E tutto il pranzo l'abbiamo pagato 15 euro, quindi abbiamo pagato 12 euro la pizza più 1,50 euro più o meno a testa di birra. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi qui sotto al nostro canale se vi è piaciuto questo video per non perdere tutti gli altri, e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.